Terzo successo consecutivo nel precampionato della Banca Tercas. Al Palavazzieri di Campobasso, affermazione per 83-79 contro la AIR Avellino di Cesare Pancotto, in un confronto dal buon livello agonistico. L'unico neo, l'infortunio muscolare occorso a Jesse Young, fin lì positivo. Problemi al polpaccio della gamba sinistra, accusati nel secondo quarto, da valutare nelle prossime ore. Capo Bianco senza centri per più di metà gara. Thomas si allena, migliora, ma non è stato rischiato. Brutto l'approccio difensivo. Nel primo tempo Teramo subisce l'impatto sotto canestro di Trautmann e qualche contropiede di troppo, così la AIR ne fa 26 contro 16 nei primi 10 minuti. La musica cambia nel secondo quarto, la difesa sale di tono, Capobianco manda Cerella sulle orme di Di Brown e l'argentino si appiccica al folletto americano neutralizzandolo. Sì, proprio come faceva lo scorso anno David Moss. Un'accelerata firmata poi da Moroso e dal riposo, situazione rovesciata 48-40 Banca Tercas. Fine terzo quarto caratterizzata dall'espulsione di Pancotto e conseguente 5-6 dalla lunetta di Diner per il massimo vantaggio 68-57. Nell'ultimo quarto gli Irpini si rifanno sotto, ma Teramo controlla e gestisce il finale. Capobianco ha sperimentato vari quintetti, senza play o col doppio play. Ha dato diversi minuti a Polonara, qualche spicciolo a Valentino. Migliori marcatori Trautmann con 23, Poeta 18. Ancora una volta una partita vera questa. Partita vera che vuol dire molto maschia, molto dura, però secondo me anche molto corretta, dove abbiamo provato sia noi che loro. Noi all'inizio abbiamo sicuramente non abbiamo difeso come sappiamo, come dobbiamo e come forse abbiamo sempre fatto. Infatti dopo i primi 24 punti del primo quarto, dopo siamo stati più bravi. Sempre ieri presentata la nuova sinergia tra Banca Tercas Teramo e FIP Molise, la Teramo Basket diventa dunque modello di sviluppo da seguire per la pallacanestro della regione molisana. È una crescita continua a 360 gradi di tutto quello che è il movimento cestistico, quindi mi riferisco non solo agli atleti ma anche ai tecnici, al marketing alla quale la Banca Tercas Teramo dedica veramente tanto tempo, investe tantissimo e soprattutto anche nel sociale. Questi sono i nostri obiettivi e abbiamo chiesto questa partnership con Banca Tercas Teramo proprio per avere un esempio tangibile di come con la passione, la concretezza e la programmazione si possono ottenere ottimi risultati.